essere buon pesante. Amedeo, fai solo un paio di domande a Maria. A Torino ci andiamo per la Boemme. Potendo, sì. Modena, perché è un progetto di Raimondo Bevanza, sì. Da Fantasì, con la collaborazione con la sua fondazione. Ma sono questi interessi di casa? Speriamo che ci sia un interesse. Meriterebbe fare un po' giro. Infatti, perché è un'opera che merita, secondo me. Per me è un'opera veramente bella. E la norma dove la fa? A Tel Aviv l'ho fatta. Ah, con Oren. Con Oren, ma Oren e con la regia di Tito. La riprenderà? Ancora entrata? Ma sì, sicuramente. Adesso vediamo. In realtà c'era stata già una proposta, però poi ho preferito farla, lasciarla un momentino per fare altro. Quando viene proposto sempre solo uno. Maria, posso solo posso solo chiederti un paio di impressioni su questa gemma? Come è stata cantarla? Qualche aneddoto, qualcosa? Cantarla è stata una fatica. Devi dire una cavaglia, le tre norme di una perché gemma. Scritta in maniera che insomma non è facile per un sovrano, scritta tutta dal passaggio in su e poi in alcuni momenti precipita nel grave e poi è tanta musica, sì. Tu sei stata fantastica. Poi è a blocco, c'hai tre aree all'inizio, concertato, duetto e poi sto finale dove hai questo finale che lo dici duetto. L'opera è finita, invece no, ricomincia. Sì. Posso chiederti anche un breve augurio per il nostro gruppo su Facebook, i fratelli scappati di casa per l'opera? Mi raccomando ragazzi, bocca al lupo e scappate sempre in teatro. Sì, certo. Un'ultima domanda, tra Elena di Vesperi e questa, cos'è peggio? Ma peggio non lo so. Vuole una foto? Però è una bella lotta, diciamo che è una bella lotta. Forse Elena ha un po' più di respiro, mentre Gemma è più concentrata. Grazie a voi. Grazie tanto.